Bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Ciao raga, oggi siamo qua per parlare del nuovo mob, il terzo e ultimo del mob vota 2021. Signori, abbiamo qua il Copper Golem. Sì, avete sentito bene, sono eccitato quanto voi. Ora andiamo a vedere insieme il video e poi prime impressioni, prime analisi. E signori, mi raccomando, il 16 ottobre ci troviamo in live sul sito Viola, link in descrizione, dalle 17:30 fino alla fine dell'evento, perché ben appunto ci sarà il Minecraft Live 2021 e lo vedremo insieme. Direi però subito di cominciare con il Copper Golem, che ve lo dico, è una figata. Iniziamo subito. Ecco qua. Vediamo Agnes che finalmente è trovata da Jeb. Eccolo qua, signori. Primo riferimento, Copper Golem ossidato, giustamente, come il copper in Minecraft, ben appunto. Yes, it must be old or time they freeze into statues. Col tempo si congelano, nel senso che, diciamo, ossidano. Prende dei lingotti ed eccolo qua! Bellissimo. We're saved! The Copper Golem is a mob that you, the player, can build yourself. It oxidizes over time and loves to randomly press copper buttons. So, they would be added to the game as well. Will they make it to the show on time? Wow. Did they save any cookies for Tiny Boo? Do you want the Copper Golem to join Minecraft? Wow. Tune into Minecraft Live on October 16th to cast your vote. Mi raccomando, presentatevi sabato 16 ottobre. Ok signori, direi di analizzarlo subito, ci vediamo fra poco cambiando scena. Eccoci qua raga, siamo qua per parlare del Copper Golem, il nuovo golem di copper che si aggiunge alla categoria golem di Minecraft, oltre ovviamente all'Iron Golem. Sembrerebbe potersi craftare, anche se in realtà non si è ben capito come è stato costruito, in quanto siano stati presi dei lingotti di rame dal terreno e essersi assemblati in maniera abbastanza, diciamo, videoludica, se così si può dire. Fatto sta, signori, che è un piccolo golem, un piccolo aiutante che completa la striscia dei nuovi mob del mobbot 2021, che a quanto pare, una volta costruito, fungerà da aiutante andandoti a premere pulsanti di rame. Parla pulsanti di rame, ma in realtà non so se normali pulsanti o meno. Nel video parla di pulsanti di rame. Fatto sta che andrà a premerli attivando vari meccanismi. Questo è quello che si può vedere dal trailer. Tra l'altro, piccola chicca post video, vi lascio leggere queste tre notizie, lascio a voi l'opera, cioè top, è super pensato, complimenti. La cosa interessante, è molto importante dire anche che col tempo si ossida, quindi dopo un certo periodo di tempo questo Copper Golem tenderà a spegnersi. Poi effettivamente non so che fine farà di preciso, probabilmente, visto che si congela nel tempo, nel senso che si va ad ossidare, probabilmente ha 4 stadi pure lui come il blocco di copper normale, ma insomma molto molto interessante. Signori, non so cos'altro aggiungere se non che è una figata, è davvero bello questo mob. Sì, lotta secondo me con un altro dei mob che abbiamo visto, vi darò le mie opinioni più avanti, mi raccomando, anzi probabilmente domani sera andremo in live a fare un mega confronto strabello, ma fatto sta che, signori, il fatto che è così, un nuovo golem, un nuovo aiutante, questi tre mob sono tutti dei pet, tra l'altro, li chiamerei così, dei piccoli aiutanti, e insomma va a automatizzare dei meccanismi che utilizzano pulsanti, non lo so, cioè secondo me può entrare come sostituto magari, che ne so, di una farma che utilizza queste cose, non lo so, può essere un po' quell'aiutante automatico. Fatto sta che domani molto probabilmente uscirà il video analisi su tutti e tre i mob e vi darò le migliori, diciamo, motivazioni per votare ognuno di essi. Quindi tutti sintonizzati, mi raccomando, perché domani sicuramente si saprà di più su tutti. Entrate nel canale Telegram Minecraft Speed, vi arriveranno notizie in più aggiuntive che magari non sappiamo in questo momento in cui sto registrando il video. E che dire, finito qui, il mob vote è questo. Ditemi la vostra scelta nei commenti, mi raccomando. E detto questo, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, passate dai social in descrizione e andate di tutto, alla prossima. Bye bye, ciao ciao.